episodio, ragazzi. Merda. La seconda puntata. Fallo tu, che sei capace a fare tutto. Critiche, parli, non sei. Fallo tu. Questa puntata abbiamo il grandissimo siciliano. Siccome dicono sempre che ma voi odiate la Sicilia. No. Non sono gela. Piero Origano. Cosa lo fai? In Sicilia, te lo dai in faccia, fortissimo. Jason, dacci una mano, facci sta cinquina. Sigla! Jason, dacci una mano. Sigla, perché sta neanche. Facci sta cinquina. Dacci anche i numeri, che mia mamma si deve rifare i denti, che si sta giocando i numeri dei morti, però. Jason, vieni! I morti degli altri. Dai! Ci dici quando è morta qualche tuo caro, che. Basta, non ti ho chiamato. Dunque nero. Dai. Felice regresso, figli della merda. Ok, per riscaldarci vi propongo una quinta posizione abbastanza leggera. Cioè, il ragazzo non è male a fare musica. Da parte squallida è tutt'altro. Ehi, fumo gusci dal quinto piano. Si sette chili ci vado piano. Erba. Sì, questa tipa che ci va piano verso l'allino la spray. Tipe? Cioè, alla tua età neanche tattica. Frate, giriamo in strada e girando le peggio cose. Tu invece vorresti a casa di inventarti le altre storie. Inventare storie. Bravo. Per la tua età sei molto bravo. Ci sono ragazzi della mia età che non sanno rappare come te. Per carità. Ma no. Cioè, dai. Cioè, no. No, no, no. Andiamo avanti. Continuiamo con un quarto posto che mi ha lasciato un po' basito per la sua estrema originalità. Cioè, raga, una persona che parla di quanto fuma e di quanto spacca, di questi tempi è veramente rara trovarla. Comunque, bando alle ciance. Shard. Yeah. Quando sono in studio la mia gente grida yeah. Se la tua gente quando sei in studio urla yeah, tu dovresti fare shh, sto registrando. Cioè, che fastidio è che mentre registri c'è la gente che ti urla yeah. Comunque. Ma sono con la canna in mano in studio dai fratelli. Leggo queste strofe fatto mentre mi massaggio i capelli. Cioè, praticamente quando registri ti massaggi i capelli. C'è proprio uno di quelli che canta sotto la doccia a livello estremo. Ma li vedo troppo sotto, guarda fra come Gesù, sono risorto. Risorto come Gesù, genio. No, non sono morto, bimbo minchia, Kimbo Slice, fa piacere. Kimbo Slice è morto rispetto all'anima sua. Shark Street Fight, fight. Quando sono in studio la mia gente grida. Cliché su cliché su cliché su cliché su cliché. Vai con la top 3. Ed eccoci alla top 3. Ed ecco a voi Lil Molotov, Young Ribery. Frate squalo ai miei piedi. Ehi, quando rampi non ti reggi in piedi. 16 barri mi chiedi. Ma se non paghi è inutile che me ne chiedi. Young talento, vabbè. Ehi, è incatalogabile. Cioè, come se dice parole a caso. Molto scuola Young signorino. Ehi, c'ho la tua. Scoppia il clap. Volevi farmi fuori come Tupac. Yeah. Come Tupac. Non come uno stronzo qualsiasi. Sei pretenzioso. Seguimi su Insta. Prima che perdi la vista. Ehi, Lil Molotov baby. Raga, se lo ascoltate da ubriachi ridete con le lacrime. Alcuni video sono inguardabili perché hanno l'audio fuori sincro. Oppure alcune battute fatte male. Questo li batte tutti perché proprio non c'entra niente. Ogni tanto bisbiglia qualcosa e... Franky, loro. Loro dito per le strade, loro sulle scie più rare. Loro sotto casa, loro sono peggio dei pusher quando trovano la bamba. Sì, ma i pusher la bamba non è che la trovano, la vendono. Loro si ritrovano anche in bagno quando io sto cagando. E sì, e quando sto cagando le loro sirene se c'è nono pure la mattina e alla notte. Cioè, vi immaginate la scena di lui che sta cagando e si accendono le sirene degli sbirri dalla mattina alla notte perché sta cagando. Scappa fra, scappa via prima che loro ti ritrovano. Stai all'occhio ti... Vabbè ragazzi, c'è poco da dire, fa ridere con le lacrime tutto. Inutile che lo commento perché si commenta da solo. Franky, sei... Penso che tu sia un bravo ragazzo, ma trovati un hobby diverso perché col rap non ci siamo proprio. Preparatevi alla prima posizione.
Allora, lui è un po' datato, però io da quando ho smesso di fare le classifiche squallide che rimpiango di non avervelo presentato. È fantastico, è il non plus ultra dello squallore genuino, una cosa che adesso non esiste quasi più. Ragazzi, io lo adoro e sempre lo adorerò. Albi, se proprio. Distaccato e più lontano del prossimo inverno. Spesso è difficile starti dietro, ma non potrei mai andarmene da te, tutti i discorsi inutili. E poi arriva il ritornello. Perché se proprio volevo andare non ero qui, ma da qualche parte a distrarmi e fregarmene di te. E se proprio ti giudicavo, non ti dicevo che sei l'unica persona al mondo in cui credo più che in me. Nel frattempo ho cercato di nascondermi. La bici. Difficile starti dietro, ma non potrei mai andarmene da te, tutti i discorsi. E sul finale lo fa. Proprio volevo andare, non ero qui, ma da qualche parte a distrarmi e fregarmene di te. Raga, quel fiume sa di sporcizia, di porcheria. E niente, non ho altro da dire, è semplicemente una figata pazzesca. Non perché è brutto, perché semplicemente è genuino. Lui ci credeva con tutto il cuore. Ed è questo fare musica, è fare roba genuina. Infatti rispetto più un Albi che, diciamo, ha fatto una roba col cuore, anche se schifosa, che tutti questi che fanno i fake solo perché devono fare i rapper. E dai. Cala. Hai visto che è tornato? Okay. Siamo tornati e vi salutiamo. Mi raccomando, ciao. Ricordo a tutti quanti di scrivere qua sotto la prossima classifica e il prossimo youtuber che volete vedere con l'hashtag e poi vediamo se sei capace a farlo te. Mica non va mai bene un cazzo. Fallo tu. E non va bene a scrivere di Chiara Di Stefano. Ciao. Però che non capisce che rapper deve fare. Sta gag. La cosa mi puzza. se tu puzza di collabo. Ma oh, malissimo. E vuoi togliere sta merda? C'ho l'autotune. Dai, dai questa gag. Dai che cominciamo. Uno, due, togliere. Sto nel blocco, non mi puoi fermare.